Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. È un appuntamento che ormai ritorna da diversi anni: quello che è l'incontro dei Cresimandi dell'anno con il nostro Vescovo, Monsignor Gianni Ambrosio. Quest'anno, anche perché siamo appunto nell'anno delle celebrazioni colombaniane, l'incontro si svolgerà a Bobbio. Eh, a Bobbio i ragazzi si incontreranno domenica 26 per tutto il pomeriggio dalle 15 alle 17 eh, con un momento di incontro con il nostro Vescovo un momento anche eh, di ascolto proprio perché quest'anno si è scelto di celebrare questa giornata in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la 52esima giornata e infatti all'interno di questo pomeriggio dedicato ai Cresimandi per cui a coloro che stanno per vivere o hanno vissuto un momento così importante nel loro percorso di iniziazione cristiana ci sarà anche l'ascolto di un cammino vocazionale, in particolare il cammino di Suor Cecilia e di Antonella che da poco è entrata al Carmelo, quindi ha iniziato questo percorso mentre invece Cecilia i voti li ha già pronunciati. Eh, almeno Cecilia l'avete già conosciuta, Antonella magari eh, per altri motivi, magari per la sua appartenenza alla Carta, sono proprio per questo, ma saranno le testimoni che i nostri adolescenti Cresimandi incontreranno, ma anche noi insieme a Don Paolo Mascilongo sentiamo un piccolo frammento del video nel servizio che sta per partire. Domenica 26 aprile nel pomeriggio a Babbo ci sarà l'incontro di tutti i cresimandi della diocesi con il vescovo Gianni e sono alcuni anni ormai che c'è questo appuntamento che vede appunto per desiderio del vescovo l'incontro con tutti i ragazzi, in diocesi siamo prima media, seconda media o a volte anche in terza media, che ricevono la cresima quest'anno o che l'hanno appena ricevuta. Si tratta di un momento di festa innanzitutto, di un momento di incontro, di riflessione in cui i ragazzi possono fare domande al vescovo, faranno tre domande al vescovo e il vescovo risponderà. Uh, quest'anno l'incontro si svolge nella in domenica dedicata alla giornata mondiale delle vocazioni proprio per, anche per sottolineare il legame che c'è fra uh, la vita dei ragazzi, il ricevimento del sacramento della cresima e uh, l'impegno di una risposta, di una chiamata appunto alla vita, alla testimonianza e alla diffusione del dono dello Spirito Santo eh, appunto nella vita dei ragazzi ma anche nella vita della comunità e della Chiesa. Quindi c'è questo momento di incontro eh, e di concomitanza proprio perché eh, si vuole sottolineare questo aspetto. Il tema è quello della giornata delle vocazioni, è bello con te, l'abbiamo appunto scelto proprio per questo motivo, è bello con te, è un tema che... Um, si può leggere in due modi, eh, è ciascuno di noi, ciascun ragazzo può dire a Dio è bello con te, può dire a Gesù è bello con te, ma è anche forse ancora prima quello che Dio stesso dice a ciascuno di noi che desidera appunto che eh, stiamo con Lui, che viviamo con Lui la vita e il dono dello Spirito Santo che i ragazzi ricevono con la chiesima certamente esprime questa bellezza dello stare con Dio e della comunione che Dio vuole per ciascuno di noi. L'incontro sarà a Bobbio perché quest'anno... Uh, L'occasione del, del centenario di San Colombano uh, ci piaceva portare i ragazzi a Bobbio a conoscere anche questa figura di santo che, uh, come tutti i santi della Chiesa, ha detto, ha ricevuto questo, questo bello con te da Dio e l'ha potuto ripetere nella sua vita e con la sua vita. Per cui, l'incontro sarà un momento di accoglienza e di festa in piazza, in piazza del Duomo di Bobbio. Ci sarà l'incontro con il Vescovo Ambrosio in Duomo e uh, poi ci recheremo in processione con tutti i ragazzi. Uh, proprio sulla tomba di San Colombano, nella cripta della basilica di San Colombano per un momento finale di preghiera, uh, di preghiera col santo. Uh, tante parrocchie hanno già aderito, anche se uh, non è semplice magari lo spostamento verso Bobbio ma prevediamo anche quest'anno centinaia di ragazzi con i loro catechisti e anche con i genitori che desiderano accompagnarli proprio perché per i genitori nel pomeriggio ci sarà anche un momento di visita del, della Basilica di San Colombano, di visita della città e di presentazione anche per loro della figura del Santo, del Santo Bobbiese. Durante la celebrazione, durante l'incontro con il Vescovo, avremo anzitutto un piccolo segno che i ragazzi saranno invitati a compiere quello di eh, con un foglio di cartoncino che verrà distribuito a ogni ragazzo di comporre un piccolo aeroplanino che poi potranno al termine della celebrazione far volare in alto. Questo è un po' il segno appunto della vita che deve volare in alto, deve essere sempre più in alto ed è anche il segno grafico che accompagna la celebrazione. Poi ascolteremo delle testimonianze, in particolare quest'anno avremo un'esperienza molto bella, molto interessante, il video di due giovani che vivono, che sono nel Carmelo, quindi suore di clausura, carmelitane a Piacenza, che hanno fatto un'intervista anche in una forma abbastanza particolare dell'intervista doppia, eh, proprio per parlare ai ragazzi, non possono uscire dal Carmelo allora abbiamo trovato questa formula, questa modalità per una, appunto, una bella testimonianza di vita, di vocazione, ma anche di vita in alto, che segue l'ideale della fede in maniera certamente radicale e bella. I tuoi interlocutori sono dei Cresimandi, cosa ti senti di dire loro per il futuro? Che la vita è per volare. E questa cosa qui del, del vivere da primi attori significa non che io sono il centro eh, e che sono più importante di tutti, che sono più furbo di tutti, ma che io sono un numero unico ed originale. E quindi di vivere, vi consiglio di vivere da protagonisti, ve lo auguro, e così di non scimmiottare nessuno. Ma di scoprire quanto è bello che appunto il Signore ci abbia fatto unici, originali, che, ne che nessuno prima di noi è stato come noi, che non c'è nessuno al mondo come noi e che nessuno sarà come noi. E lui ci ama così e ci ha fatti così. E così questa cosa è bellissima. Di credere nei, nei desideri più grandi del loro cuore e di non aver paura di metterli a contatto con la realtà, perché sennò rimangono un, un sogno che non succederà mai. Mettendoli a contatto della realtà, magari si rompono, magari cambiano, però può nascere qualcosa di bello e questo è il mio augurio per loro. Voi siete monache carmelitane, cosa significa? Beh, tecnicamente io non sono ancora monaca, e esternamente questo lo vedete perché sono vestita in abiti borghesi. In realtà, beh, per me, essere monaca significa non esserla mai, nel senso che questo è il cammino di una vita. E il monaco è qualcuno che all'interno, nella propria interiorità, è unito ed è conformato a Cristo e quindi questa cosa probabilmente non la raggiungerò, molto probabilmente non la raggiungerò neanche alla fine della mia vita terrena. E carmelitana perché il carmelo è così, è un vivere, un'amicizia con il Signore e con le sorelle e questo a servizio della Chiesa e di tutti. Per me vuol dire essere di tutti, che chiunque può venire e io sono anche per lui, sono anche sua. Di 13 aprile presso i locali dell'oratorio della parrocchia di Sant'Antonio a Trebbe Piacenza è stato presentato il sussidio che guiderà i lavori estivi, il Grest 2015. L'associazione oratori, come sapete, da diversi anni propone questi sussidi a tutte le parrocchie in modo che, eh, pur vivendo ciascuno all'interno eh, del proprio oratorio, si possa dare ai ragazzi che partecipano a questo respiro comunitario, respiro comunitario che poi toccheranno con mano nella giornata di Grest Insieme, dove in genere un migliaio di ragazzi si si incontra per vivere appunto una giornata che però è stata preparata dalle settimane precedenti da questo sussidio più altri che sono stati distribuiti proprio lunedì sera e che si potranno anche scaricare da internet. Il tema di quest'anno è tutti a tavola. Questo è il CD, poi, appunto, come vi dicevo, sono anche altri gli strumenti che vengono messi a disposizione perché è collegato al grande evento eh, che inizierà tra poco il primo di maggio, ovvero l'Expo 2015, che come sapete ruota intorno al tema del cibo. Tema che peraltro è molto molto presente anche nelle scritture nell'antico e nel nuovo testamento. Non per niente il sottotitolo di tutti a tavola è non di solo pane vivrà l'uomo. Ne abbiamo parlato con don Fabio Galli che è stato nuovamente eletto presidente dell'associazione oratori piacentini. Mm. Sono qui che guaccio nel mio brodo, ma qualcuno chiama proprio me. Lunedì sera abbiamo presentato il nuovo Grest e come dicevo già durante la presentazione, finalmente un Grest alla nostra portata, con il nostro peso, eh, tutti a tavola. Riprende un po' il cammino di Expo 2015, non potevamo non, non pensare a un cammino che non comprendesse questo grande evento che coinvolge tutta la società italiana. Abbiamo presentato questo Grest che fondamentalmente è un po' come tutti gli altri anni, con il materiale un po' più ampio rispetto agli altri, alle altre edizioni, sempre con un manuale per aiutare gli animatori, sia con i giochi, sia con la formazione, sia con la storia. Un CD, un CD con... Tutte le varie canzoni che sono state preparate con la possibilità di andare su internet per scaricare i balli, per scaricare i poster, per scaricare tutto il materiale che può servire uh, ad aiutare gli animatori e i ragazzi a vivere un Grest uh, a tavola, a tavola con quella familiarità, con quella gioia che si vive in famiglia, che si vive quando si. Uh, mangia con le altre persone e si vive quell'amicizia e si approfondisce sempre di più uh, lo stare insieme e il, uh, il condividere. Condividere anche uh, la preghiera, eh. quest'anno uh, a differenza dell'anno scorso dove avevamo una, un album delle figurine, quest'anno c'è un cubo, un cubo dove ogni settimana vengono proposte cinque attività di preghiera dove verano, che possono essere riprese meglio alla sera con una figurina da attaccare su ogni lato di questo cubo. Sono quattro proposte di Vangeli, di Vangeli che, si, ehm, che sono vissuti intorno a una tavola: i, i viandanti di Emmaus, Zaccheo che eh, accoglie nella sua casa eh, il Signore Gesù, Marta e Maria e Lazzaro nella casa di Betania e le nozze di Cana. Sono quattro. Um, quattro Vangeli, quattro immagini che ci danno proprio quella familiarità che Gesù ha voluto vivere con i suoi discepoli e con le persone che ha corretto, in questo caso Zaccheo. Noi come diocesi di Piacenza abbiamo lavorato uh, sul Zaccheo, sulla settimana dedicata a Zaccheo e un po' sulla formazione e sui giochi. Um, come sempre, tutti gli anni abbiamo collaborato con le diocesi lombarde, quest'anno ancora di più perché siamo entrati anche negli accordi. E abbiamo da settembre a, a marzo abbiamo creato questa, questo e questo e questo cammino. Dicevo degli accordi. Eh, Quest'anno hanno accettato che anche noi potessimo entrare eh, a far parte di queste convenzioni con tutti i parchi acquatici, parchi giochi della Lombardia. Quindi i, i tesserati oratori piacentini potranno accedere anche con un Piccolo sconto, ma poi moltiplicato per tutti i ragazzi diventa anche importante. Potranno anche eh, dei, i parchi della Lombardia eh, con la tessera di ODL e con il libretto dove spiega tutte le iniziative, tutte le cose. Ci sono tante altre attività che sono presentate sul sito e che abbiamo presentato ai ragazzi eh, lunedì sera: eh, i balli sono balli nuovi che richiamano il cibo, ce n'è uno bellissimo che eh, dice. Dobbiamo capire la differenza tra ciò che nutre e ciò che ingrassa e li hanno riso tutti mentre io lo presentavo, non capisco perché, ma comunque ehm, sono attività, giochi, preghiere, ehm, balli divertenti che creano un'armonia, creano una festa, creano un grest eh, con le braghe corte. Un grest da vivere eh, in parrocchia, in oratorio in modo solare, in modo bello, facendo attenzione a cosa mangiamo, perché mangiamo e non di solo pane vive l'uomo, quindi anche la preghiera per arrivare a chi ci ha creato e chi ha pensato tutti questi doni per ciascuno di noi. È stata importante anche la presenza del vescovo che all'inizio ha salutato e poi verso la fine ci ha detto ancora due o tre cose, um, ha incoraggiato i ragazzi. Dicendo che il loro impegno con i più piccoli in oratorio durante il periodo estivo è importante, fondamentale. Anzi, sono loro i testimoni um, del cammino. Di fatto i bambini non, non hanno in mente il filo logico o il, il filo rosso che conduce tutto il Grest, hanno davanti il volto degli animatori. E quindi questi animatori più sono impegnati, più sono bravi a fare il loro servizio, a stare con i ragazzi, a comprenderli, a, a seguirli, più i bambini saranno contenti di vivere un Grest in parrocchia e di vivere questo Grest a tutti a tavola. Anche quest'anno riproporremo il Grest insieme, essendo l'anno di San Colombano e anche per approfondire di più questa persona, la, la personalità di questo santo, andremo a Bobbio. Sia la parrocchia che, la, che il comune della città di Bobbio sono pronti ad accogliere questi mille ragazzi che arriveranno, divisi un po' per i vari parchi e le varie piazze. Nel pomeriggio ci sarà la festa tutti insieme nella piazza, in piazza Duomo. Questa, questa piazza che abbraccia tutti i ragazzi e può creare un, un anfiteatro per accogliere i giochi e le, le varie attività che i ragazzi avranno preparato e poi mostreranno per vincere il trofeo Grest Insieme 2015. Sì. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Francesco Cattadori. Terza domenica di Pasqua. Il Vangelo di questa terza domenica di Pasqua riporta più volte la parola testimoni. Voi sarete miei testimoni. Ecco, chi è il testimone? Il testimone per capire chi sia il testimone, io penso che ci vogliano tre verbi: il verbo vedere, il verbo ricordare, il verbo narrare. Il Vaticano II dice che ogni laico deve essere davanti al mondo testimone del Signore Gesù vivente ogni laico. Quindi la testimonianza non è eh, riservata ad alcune categorie, ma tutti nel battesimo diventiamo testimoni di Gesù risorto e dobbiamo narrare a tutti che lui è il vivente. Cioè Gesù non è un personaggio del passato, ma Gesù è presente oggi in mezzo a noi. È Lui che conduce la sua Chiesa, è Lui che cammina accanto a noi. Lui è il vivente. Io posso parlare con Lui, confidarmi con Lui, posso eh, dire a Lui tutto quello che ho nel cuore, le mie speranze, le mie gioie, le mie sofferenze. Gesù è il vivente. E io devo testimoniare come? E parlando di lui, chi è che può testimoniare? Ecco, chi ha visto, chi ha ricordato e chi ha narrato. Io devo narrare Gesù. Cosa vuol dire narrare Gesù? Ecco, non vuol dire semplicemente eh, raccontare qualcosa come possiamo fare con un amico raccontandogli un episodio della nostra vita. C'è un racconto ebraico raccolto da Martin Buber che forse riassume cosa vuol dire raccontare e essere testimoni del vivente, di Gesù risorto. Vi leggo il racconto che è la sintesi di quello che volevo esprimervi io. Dice questo racconto raccolto da Martin Buber. Mio nonno era paralitico. Un giorno gli chiesero di raccontare una storia del suo maestro, il grande Baal Shem. Allora raccontò come il suo maestro, mentre pregava, avesse l'abitudine di saltare e di ballare. Mio nonno si alzò e raccontò. La storia lo eccitò a tal punto da mostrare, saltando e ballando, come avesse agito il maestro. Da quel momento, egli, che era paralitico, fu guarito. Questo è il modo di raccontare la storia. Questo è il modo di raccontare. Gesù il risorto, il vivente. Ed ora l'appuntamento mensile con la rubrica cura di Don Gigi Bavagnoli, Don Gigi Consiglia, titoli di buona lettura. Il libro che presento ha un titolo molto bello, Riparare i viventi. L'argomento è inerente al titolo, non è molto carino invece perché si tratta sostanzialmente di descrivere una giornata, una giornata di un ragazzo che inizia all'alba per andare a scivolare sulle onde del mare con il surf e finisce con la sua morte e l'espianto degli organi. Riparare i viventi. È proprio il titolo dato perché l'argomento, diciamo così, è questo dramma che si consuma non tanto in lui che praticamente muore nel colpo che subisce poi nell'incidente successivo a questa nuotata, ma eh, nel dramma che vive la sua mamma, la, 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 la sua famiglia, la sua fidanzata e d'altra parte tutta l'organizzazione Medica che si occupa di questa cosa. Il racconto è molto secco e, questo sicuramente, fa guadagnare alla storia uno spessore diverso. Non abbiamo la retorica né l'esaltazione del trapianto, abbiamo come le varie persone, i vari uomini che sono coinvolti in questa vicenda, uomini e donne, perché la scrittrice è una donna e si sente subito la sua. Come dire, capacità più profonda di entrare nel cuore delle donne, che per i maschi è sempre comunque un mistero, questo lo dico senza ombra di dubbio. Però questa sua capacità di uh, rimanere, diciamo così, abbastanza fredda, permette alla storia di dipanarsi nelle sue sfaccettature e di coinvolgerci direi in un livello profondo, meno emotivo, magari, anche se l'emotività gioca parecchi scherzi nelle varie uh, vicende, nelle varie fasi della vicenda, però ci permette di anche noi condividere il dramma della famiglia e d'altra parte anche l'impegno dei medici per appunto riparare i viventi, ripararli a spese di un vivente che ovviamente a livello cerebrale è morto nell'impatto iniziale, però che Insomma, si presenta ancora, essendo poi stato rianimato e messo sotto le macchine, come vivo, ma un vivo che appunto è vivo solo in attesa di trapianto. Uno delle, dei percorsi è quello della famiglia, in particolare della madre e del padre, che devono poi dare uh, il loro parere favorevole all'espianto degli organi. La mamma chiede che venga salvaguardata la faccia, gli occhi, cioè in modo che in qualche modo si conservi il sembiante di questo ragazzo. E d'altra parte abbiamo invece la vicenda di uno dei medici che è eh, abbastanza come dire, grezzo, abbastanza rozzo, però d'altra parte è anche molto, molto appassionato al suo lavoro. E attorno a questi personaggi, altri, tutti gli altri personaggi della, della situazione. Eh, non è un libro facile, però, ripeto: è un libro che eh, tutto sommato ci lascia respirare, non ci impone la situazione ma ci permette di ragionare assieme ai medici da una parte assieme alla famiglia dall'altra per elaborare questo dramma che purtroppo è un dramma abbastanza uh, frequente e d'altra parte questo elemento di speranza e di positività che comunque un trapianto rappresenta se non lato per chi poi di fatto lo lo subirà. Non è un caso che l'unica diciamo, figura di persona a cui verrà dato un, un organo di questo ragazzo è quella che riceverà il suo cuore e qui il valore simbolico del cuore ha tutta la sua pregnanza e tutto il suo significato. Credo che sia un buon, un buon libro da leggere. Vi leggo solo uh, un, un mom il momento iniziale di questi tre ragazzi che vanno al mare. È l'ora. Soglia del giorno dove l'informe prende forma, gli elementi si organizzano, il cielo si separa dal mare, si distingue l'orizzonte. I tre ragazzi si preparano metodici, seguendo un ordine preciso che è anche un rituale. Spalmare le tavole per farle scivolare, controllano gli attacchi del lish, si infilano speciali tute in polipropilene prima di indossare le mute, contorgendosi nel parcheggio. Coreografia di burattini di gomma che richiede aiuto reciproco, bisogna toccarsi, palparsi. Dopodiché gli stivaletti, il cappuccio, i guanti e rinchiudono il pulmino ed eccoli scendere verso il mare, surf sotto il braccio, leggeri, superano il brecciame a grosse falcate, i ciottoli affondano sotto i loro passi in un balcano infernale. Una volta giunti a riva, quando tutto si precisa davanti a loro, il caos e la festa. Infilano il liscio alla caviglia, aggiustano il cappuccio, riducono al minimo lo spazio di pelle nuda intorno al collo, afferrando il cordone sulla schiena e tirandolo su fino agli ultimi denti della lampo. E quel gesto, il braccio teso in aria in un colpo secco, significa che la sessione ha inizio: let's go! E può essere che adesso i cuori si eccitino, che si scoglino lentamente nella cassa toracica, può essere che la loro massa e il loro volume aumentino e che il battito acceda, a due fasi distinte in una stessa pulsazione. Due colpi sempre gli stessi, terrore e desiderio. Allora buona lettura. E vediamo ora l'agenda della nostra diocesi domenica 26 aprile come dicevamo si celebra la 52esima giornata di preghiera per le vocazioni la nostra diocesi ha previsto una veglia di preghiera nella serata di venerdì alle 20.45 a Carpanento, presieduta dal nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio, il nostro vescovo che sempre come dicevamo nel servizio di apertura incontrerà tutti i cresimandi che si incontreranno a Bobbio domenica pomeriggio 26 aprile dalle 15 alle 17 peraltro sul portale della diocesi questo lo dico in particolare alle parrocchie e agli educatori trovate anche tutte le informazioni e i dettagli tecnici per chi ancora non li avesse stampati e non avesse ancora neanche eh, confermato la propria presenza io vi ricordo di continuare a consultare il nostro portale sono tanti i video che abbiamo postato anche quello insomma, della, della salita sul nostro campanile quindi un'esperienza che potremo vivere tutti a partire dal primo maggio io vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato